Amore in città avrebbe dovuto essere, nell'intenzione di Zavattini, una specie di dimostrazione aurea delle possibilità del neorealismo al cinema. E invece, col senno di poi, viene da dire che fu una specie di canto del cigno, se non una specie proprio di pietra tombale messa su un'esperienza che stava già, come dire, era già arrivata alla propria fine. Che cos'è Amore in città? È la messa in pratica di una teoria che Zavattini aveva sostenuto da tanto tempo, che per fare un film bastasse in qualche modo pedinare la realtà, bastasse prendere la macchina da presa e seguire una persona qualunque. C'era in questo film una specie di impianto didattico iniziale, la voglia di fare una specie di giornale, di settimanale. Nelle primissime scene l'episodio di Antonioni è anche, come dire, presentato come una specie di inchiesta, proprio come facevano allora i settimanali all'Europeo, oppure come Il Mondo. È possibile gettare uno sguardo sui sentimenti che si nascondono al di là di quella maschera professionale che esse hanno assunto? È possibile colmare un momento il solco di disprezzo e di indifferenza o del volgare desiderio che le divide da noi? Ne abbiamo interrogate alcune. Il problema vero è che poi, quando i vari registi si trovarono alle prese con gli argomenti che avevano scelto, l'impianto teorico che Zavattini aveva messo, l'impianto teorico neorealista che Zavattini aveva messo alla base del film, comincia a scricchiolare, se non addirittura entra completamente in crisi. Da una parte per una serie di problemi abbastanza evidenti. Le macchine da presa di quel tempo non erano le microcamere che ci possono essere oggi, che potevano essere nascoste e quindi, come dire, permettere delle vere riprese senza essere visti. Sarebbe curioso capire come hanno girato l'episodio, l'ultimo episodio, quello degli italiani si voltano, di Lattuada, fino a che punto le macchine erano nascoste o fino a che punto le protagoniste in qualche modo recitavano e anche gli attori recitavano davanti alla macchina da presa. Ma dall'altra parte c'è anche, come dire, la difficoltà di essere coerenti con il punto di vista neorealista che si era dato. L'idea di fare un'inchiesta sulle persone che hanno tentato il suicidio, che è l'argomento dell'episodio di Antonioni, finisce poi per essere nelle mani di questo regista qualcosa di diverso dall'inchiesta giornalistica che avrebbe voluto essere. Ecco. Questa sì, questa mi pare che potrebbe andar bene. Un tipo dolce, bruna, impiegata alle poste centrali. Scusi, ma lei ha capito bene che cosa le ho detto? Si tratta di un caso di pazzia. È un lupo mannaro, ricchissimo. Appunto, ma com'è possibile che una ragazza per bene accetti di sposare così? Ah, caro signore, qua abbiamo tutte ragazze serissime. Guai se dovessimo accettare tutte quelle che si presentano, vero Attilio? Certo. Allo stesso modo, l'episodio di Fellini, che usa un attore non conosciutissimo, ma che aveva già fatto dei film come Cifariello, per fare il personaggio che va in un'agenzia matrimoniale e cerca di scoprire che cosa si nasconde dietro queste agenzie matrimoniali, diventa poi una specie, in qualche modo, certo lo diciamo oggi col senno di poi, ma diventa in qualche modo una specie di anticipazione di un personaggio, tra tantissime virgolette, alla 8:30, che fa questa specie di viaggio all'interno di alcuni misteri che si trovano, e proprio il viaggio d'avvicinamento a questa stranissima agenzia matrimoniale che si troverebbe in una specie di soffitta o solaia di una casa dopo corridoi lunghissimi, veramente sembra già, come dire, contenere tutte le visionarietà di Fellini, con le tende che si muovono e le fughe dei corridoi. Il neorealismo aveva costruito la propria, come dire, una delle proprie forze sul fatto di rifiutare gli attori professionisti e di scegliere gli attori presi dalla strada.
appunto Fellini bara, prende Cifariello che è un attore vero, ma anche l'episodio di Maselli, quello, come dire, dove la reale protagonista di un fatto di cronaca, Caterina, ripropone se stessa in questo film, oltre a non essere una novità assoluta, l'anno prima Cottafavi aveva già fatto interpretare in Una donna ucciso, aveva già fatto vedere in Una donna ucciso la protagonista reale del fatto di cronaca che era alla base di quel film. Dicevo, ma al di là di queste cose si capisce che poi, come dire, Caterina in questo film recita, proprio fa l'attrice realmente, è una stranissima contraddizione, interpreta se stesso ma rifà se stesso, e il film è proprio, da questo punto di vista, è molto costruito, il che non è un fatto negativo, perché voglio dire, è un episodio sicuramente commovente, la storia di questa madre costretta per povertà a abbandonare un bambino che poi è nato, il proprio figlio, e che poi naturalmente si pente e che torna a recuperarlo andando incontro a un processo, ma poi ha una soluzione e ha, immaginiamo, un lieto fine. Vuol dire, è l'episodio forse più, dal punto di vista cinematografico, più costruito in una maniera più tradizionale e anche più interessante da questo punto di vista, ma però, come dire, ancora una volta è una specie di negazione di una dei cardini del neorealismo. Senta, Vallì, permette qualche domanda? Ci hanno detto che cammina molto. Quante paia di scarpe consumerà ogni anno? Una ventina. Una ventina di paia di scarpe? Sì. Si rompono. Ne consuma molte camminando? Già. Quali preferisce, quelle chiuse o quelle aperte? Le chiuse. Le chiuse? Non sono eleganti, ma... Fanno più caldo, eh? Sì, sa, specialmente adesso. Così come l'episodio di Lattuada rivela il fatto che le donne, come dire, che gli italiani si girerebbero a guardare non sono donne normali, ma sono tutte attrici o aspiranti attrici, sono facilmente riconoscibili, Valeria Morriconi, Giovanna Ralli, che qui arriva con che interpreta con la sorella, Marina Berni, Hélène Rémy. E per non parlare poi, come dire, dell'episodio dove Marco Ferreri, futuro regista e qui coproduttore con Zavattini di questo progetto, cinematografico, interpreta l'uomo che insegue lungo la scalinata di Piazza di Spagna una donna, e poi, come dire, per scoprire che lei ha, alla fine, dopo tutta questa fatica, ha un appuntamento con un altro e lo lascia lì con un palmo di naso. I personaggi del nostro giornale non sono attori del cinema, ma gente della grande città. Li abbiamo presi dalla vita, ma abbiamo scelto proprio le persone che hanno avuto quella parte in quei fatti che vi racconteremo. Hanno ciascuno le loro idee, le loro preoccupazioni, le loro speranze. A una certa ora della giornata qualcuno li aspetta. L'attesa, l'incontro e il commiato sono le tre facce dell'amore. Li avete mai ascoltati che cosa si dicono allora? Cosa si dicono sul serio? Quando credono che nessuno li vede e li sente. Il neorealismo, che è un movimento cinematografico che è nato in qualche modo in maniera autonoma, in maniera scoordinata, e infatti, guarda caso, il termine è stato inventato dai francesi per definire qualcosa che non avevano, di cui, come dire, non avevano, che era una grandissima novità nel campo del cinema, dicevo. Ma il neorealismo si è anche costruito molto sul fatto che in qualche modo i personaggi popolari dei film fossero depositari di una serie di valori che, se la società, le classi, la politica cercava di schiacciare, poi alla fine invece riuscivano fuori e vincevano in qualche modo, o comunque riuscivano a trasmettere allo spettatore i loro valori e il loro contenuto positivo. Ecco, Amore in città, da questo punto di vista, è un ulteriore, come dire, colpo alle spalle al neorealismo, perché nell'episodio di Lattuada, ma anche negli altri, anche nell'episodio di Lizzani sulle prostitute, anche in quello di Antonioni sui tentati suicidi, poi alla fine, come dire, il messaggio che arriva allo spettatore non è certo quello positivo, è piuttosto, come dire, il tentativo di
il tentativo di stuzzicare la sua curiosità rispetto a una serie di argomenti anche un po' tenuti ai margini da una certa moralità. Non si parla di prostitute, e qui nel primo episodio Lizzani le fa parlare, non si parla di tentati suicidi, siamo un paese cattolico, e qui Antonioni, come dire, proprio costringe le protagoniste di questi tentativi a mettersi in primo piano, a recitare proprio, come dire, non si parla del piacere che abbiamo guardando il corpo femminile, ma invece lo facciamo. Ma comunque dietro questi episodi, dietro in qualche modo tutto il film, forse con l'esclusione dell'episodio di Maselli, non c'è una morale chiara, non c'è una, come dire, un valore, dei valori che il cinema vuole trasmettere. C'è in qualche modo la voglia di, quasi la voglia bozzettistica, adesso esagero un pochettino, ma quasi la voglia proprio di scoprire dei lati strani, oscuri della realtà, poco considerati, poco parlati, ma con una curiosità che è più antropologica che sociologica, che sociale. Ecco. Finisce qui. Esso non ha esaurito tutti i possibili aspetti dell'amore in città, ma ne ha tralasciato di proposito i casi ovvi e banali. Il nostro giornale ha voluto solo ricercare la realtà più intima e vera, come vuol essere nello stile e negli scopi di un cinema nuovo e cosciente. Amore in città doveva essere nelle intenzioni di Zavattini e Ferreri il primo episodio di una serie appunto di inchieste giornalistiche fatte con la macchina da presa, non ebbe nessunissimo successo e questa esperienza si chiuse. Era il 1953, il neorealismo era morto probabilmente da tempo, dal 49-50 grosso modo, i critici e alcuni registi non se n'erano ancora accorti, perché pensavano che il neorealismo potesse essere, come dire, una strada da percorrere che li avrebbe portati lontano, e invece Amore in città è proprio la dimostrazione, quasi in qualche modo la chiusura, non in gloria, ma comunque in una maniera molto curiosa, di questa esperienza.